Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre Desk vi parla e sono qui come al solito a fare un video sul Void Trader, un genere di video che onestamente ho iniziato a fare alla cieca senza aspettarmi chissà che cosa. Alle primissime volte che ho registrato questi video non è che mi aspettassi chissà che cosa, non lo reputavo un tipo di video che potesse essere interessante. Mi rendo conto dell'interesse che può destare per un utente console, sia esso PlayStation 4 o Xbox One, perché potete vedere con un po' di anticipo, un bel po' di anticipo in realtà, cosa porterà il Void Trader in futuro, e questo potrebbe aiutarvi ad organizzare i vostri acquisti e dire magari questo giro su console rinuncio a prendere questa cosa perché poi nei prossimi giri arriveranno queste altre cose più interessanti. Per un utente PC, beh, posso capire che magari vi possa interessare la mia opinione, se siete magari nuovi giocatori, non conoscete bene tutte le mod, ci può stare, però devo ammettere che mi hanno sempre stupito i risultati ottenuti da questa categoria di video. Per quello comunque ogni tanto, quando posso, quando ho tempo, cerco di aggiungere qualcos'altro al video del Void Trader, inserire qualche chiacchiera generale, qualcosina in più, insomma, che non abbia strettamente a che vedere con il Void Trader. Poi vabbè, ogni tanto quando porta qualcosa di nuovo o di estetico cerco di sfruttare la cosa per farvelo vedere in anteprima, così vi fate un'idea più precisa. Però devo ammettere che sono sempre rimasto molto stupito dai risultati ottenuti da questa categoria di video. Immancabile Lotus, avevo proprio finito questo pezzo, stavo per andare al Void Trader e ovviamente lei è arrivata puntualissima. Cosa avrà portato oggi? Non ne ho idea, cioè mi hanno accennato qualcosa in realtà, mi hanno parlato forse di spallacci nuovi, adesso andiamo a vedere. Avete visto comunque che siamo su Mercurio, la Runda Relay, ho pochi ducati, infatti non so se riuscirò a prendere, se sono questi invece ce la dovrei fare, sì, 605 ducati. Bene, quindi sì, nuovi spallacci, Kitir Foros Shoulder Plates, quindi spallacci sempre in stile Baroque Kitir, devo dire che hanno una forma accattivante, carina, li prenderò e ve li faccio vedere chiaramente poi a fine video, insomma dopo che avrò commentato assieme a voi tutte le cose che ha portato, però sembrano veramente interessanti, aspetto chiaramente di vederli su qualche Warframe. Abbiamo, ok, il set completo di mod di danno fisico da impatto, dunque, solito discorso, lo faccio sempre, lo ripeto sempre, io non sono un amante delle mod da danno fisico. E in particolare il danno da impatto è un danno che non mi fa impazzire. Devo dire che le mod da danno fisico da taglio le posso capire, quelle da puncture, ma ancora, quelle da impatto non mi fanno impazzire. Rimane come al solito sempre il solito discorso. Queste mod vanno bene quando utilizzate su un'arma il cui danno da impatto costituisce, se non sbaglio, ogni volta non mi ricordo mai bene i numeri, il 75% o più del danno fisico complessivo, quindi se abbiamo un impatto molto alto allora ci può stare inserire queste mod, ma spesso e volentieri con tutte le mod molto fighe e particolari che ci sono oggi, come può essere, non so, un Blood Rush per un'arma corpo a corpo, o un Argon Scope o una Bladed Rounds per le armi primarie, insomma mod di questo tipo, spesso secondo me passa in secondo piano la selezione e l'uso di una mod da danno fisico. In più, in genere comunque andare a eliminare una mod a danno fisico per sostituirla con un danno elementale in più in genere porta ad una situazione equivalente, a volte anche a favore della mod elementale, quindi sono mod veramente da casi specifici. In particolare, non lo so, così al volo mi verrebbe da consigliarvi di più quella per le armi corpo a corpo, perché ci sono armi corpo a corpo che fanno dei danni da impatto di base piuttosto notevoli e quindi ci può stare. Comunque sono cose che non vi consiglierei di prendere con una priorità elevatissima. Prova Vandal, abbiamo a che fare con un'arma abbastanza merdosa, che costa anche una cifra piuttosto elevata, sia in ducati che in crediti, non è una cosa particolarmente economica, è per quanto mi riguarda Mastery Rank e basta, è esperienza da accumulare, per cui prendetela se ne avete estrema necessità per scalare un po' il Mastery Rank, se avete ancora tante cose da fare dal negozio, avete non so tante armi da prendere dai laboratori del dojo, cose del genere, prendete prima quelle, non consumate i vostri ducati per un'arma che poi lascia un po' a desiderare, per cui insomma il mio consiglio è questo, non è estremamente urgente. Abbiamo poi un sacco di roba estetica e se proprio volete andare a prendere un qualcosa di estetico andate appunto su un set di armatura completo. Tra l'altro questa mi pare che sia la prima volta che mettono una sorta di bundle complessivo, così ad occhio direi che se sommiamo tutti i costi dei pezzi singoli il set completo costerà meno. Facciamo un conto rapido, 50-50 fa 100, 225, 230, 290,
3,55? Ho fatto bene il conto? Costa così tanto? I pezzi singoli costano così tanto rispetto al set completo? Ho sbagliato qualcosa. In crediti 150.000, 200.000, 275 più altri 50. Cazzo, sì, si risparmia veramente tanto, ragazzi. E niente, potrei aver fatto male i conti che li ho fatti così al volo, però in realtà no, sembra che ci sia un bel risparmio. Qui dice EOS Prime Armor Set, quindi include shoulder, left right, chest plate e poi left right delle gambe, quindi tutti e cinque i pezzi si vedono anche nelle immagini. EOS Prime, EOS Prime. Sì, beh, questa è una cosa interessante. Rompe un po' le palle perché non è un effetto retroattivo che ci ridanno i Ducati o i crediti spesi in precedenza, però è una cosa interessante. Tempo fa, tra l'altro, vi feci vedere come ottenere un bel effetto dorato con la EOS. Dopo magari ve lo ripropongo. Abbiamo poi il blueprint per evocare questi spettri dei bombard corrotti, che possono essere interessanti. Io non li ho mai presi perché, francamente, gli spettri li uso poco. Per cui non lo so, non è una cosa che mi fa impazzire. E poi vabbè, il classico schema della quest per andare ad ottenere Inaros. Quindi in definitiva cosa abbiamo? Di utile in termini di gameplay il set di mod da dano da impatto e il prova Vandal, ripeto, più utile per Master Rank che altro, il resto è tutta roba estetica. E niente, che priorità darei? Francamente, darei quasi più priorità a roba estetica, all'intero set dell'armatura Prime EOS, che è carina. E questi spallacci adesso li andiamo a vedere. Non darei assolutamente priorità né alle mod di danno da impatto né al prova Vandal. Vabbè, ve l'ho già detto prima, non sto a ripetermi. Nel dubbio, se avete proprio un extra e volete iniziare a collezionare queste mod, secondo me si può iniziare dalla mod per il danno da impatto. Se non sbaglio, sul Fragor ci sta bene. Adesso non ricordo bene tutte le armi che hanno alto danno da impatto. Va bene, dai, andiamo a vedere questi nuovi spallacci e poi vi ripropongo quel rapido consiglio su come colorare in modo figo l'armatura EOS Prime. Ovviamente, da buon genio del male quale sono, ho mollato Relay senza aver preso gli spallacci di Baro, quindi sono dovuto ritornare e comprarli e poi vabbè, eccomi qua. Dunque, siamo qui in arsenale e ne approfitto subito per farvi vedere il discorso che vi citavo sull'armatura EOS. Attachment, eccola qui. In sostanza, mi devo un attimo rinfrescare anche la memoria, ma mi pare che si riuscisse a creare un effetto dorato carino andando a mettere sull'energia, forse, sì, esatto, sull'energia una base scura, in modo tale che poi il colore primario andasse effettivamente a creare questo effetto metallizzato. Quindi potete andare su diverse sfumature di dorato, andando su differenti palette a seconda di quello che avete. Mo vediamo se trovo qualche alternativa che abbia gialli, arancioni. Vedete, comunque anche in questo caso rimane tutto sul dorato, può andare su un colore più chiaro che fa tipo effetto platino, potete andare, suppongo, su un grigio per fare un effetto argentato, magari su, vediamo, la palette Ice, un grigio azzurrino. Vedete, comunque vengono fuori belli effetti. Lasciate perdere che l'azzurro così sul mio Excalibur in questo momento fa cagarissimo, però il concetto è questo. E se non sbaglio, appunto, il tutto funziona solamente se mettete un colore scuro qui, perché se voi qua mettete un colore molto chiaro, come vedete, o un colore colorato, si mischia un po' male. Potete provare, magari trovate combinazioni particolari, ma tendenzialmente l'energia, secondo me, va messa scura per poi ottenere questo effetto particolare che mi piace molto. Vi consiglio questa cosa perché se voi andate su C, c'è qualche aspetto. Ah, c'è ancora il Orange Box Excalibur, non mi ricordavo. Andiamo su una roba un po' più di default, mettiamo EOS Prime, dove cavolo sta? Dopo adesso andiamo a vedere anche questa nuova, datemi solo un secondo. L'EOS Prime, come vedete, di default ha questo colore pisciazza canarino, che è veramente orribile, orribilissimo, ma già nel momento in cui... No, nel momento in cui andiamo a scurire, no, fa proprio schifo i colori di default che c'ha. Però appunto il concetto è questo, quello che vi ho appena spiegato. Mettete una base scura e poi andate a prendere qualunque cosa che sia sul giallo, arancione, grigio, quindi che possa fare effetto platino, oro, argento. Suppongo che con certi colori si possa ottenere un effetto simil bronzo, tipo questo. E tenete sempre conto, visto che mi è capitato di parlare di questa cosa con un amico recentemente, che la resa cromatica che avete voi sul vostro monitor sarà diversa da quella che possono avere altre persone, per cui quello che per voi è un bel colore, magari sul monitor di un vostro amico, può far cagare, può tendere più all'arancione che sull'effetto bronzo e così via. Per cui l'importante è che piaccia a voi, che venga figo sui vostri screen e tutte queste cose. Tenete conto che appunto su altri monitor potrebbe vedersi non allo stesso modo.
Ok, no, beh, già che siamo qui, andiamo a mettere quelli nuovi, appena presi, che Kitirphoros. Ne mettiamo uno e mettiamo anche l'altro. Suppongo che faranno parte di un nuovo set di armatura che ancora non c'è, giusto? Perché io non penso di avere nient'altro Foros, infatti. Dunque, direi che proviamo a colorarli un attimo. Default, classica colorazione di Barocchitir, c'ha del verde, c'ha del grigio metallizzato, dell'azzurrino e qui si nota quasi un rosso scuro, un marrone, un colore di questo tipo. Proviamo a fare un po' di random color. Diciamo che ha poche superfici, quindi se si va su colori sgargianti risaltano di più, altrimenti non si nota poi tantissimo. Ha poche superfici, quindi non so, diciamo pochi dettagli. Proviamo un po', il primario cosa cambia? Va bene. Il primario io andrei sempre o su un colore scuro o su un colore molto chiaro. Facciamo una prova così un attimo. Il secondario cambia quella specie di emblema proprio stile Void Trader, quel rombo centrale che potrebbe ad esempio riprendere, non so, un colore dell'energia, magari però più chiaro. Faccio una cosa al volo, non mi aspetto che venga fuori un capolavoro. Qui non lo so, non lo so. Rimane un po', ha un leggero effetto metallizzato. Quindi ad esempio così viene un pochino dorato. Gli accenti potrebbero anche essere scuri volendo. Anche qui ha un effetto leggermente metallizzato, però io andrei a farlo scuro. Già questo ha un qualcosa di colorazione prime. Sono un po' indeciso sul secondario. Se il secondario fosse stato più luminoso, proprio un puntino di luce, come i vari puntini di luce che ha ad esempio Excalibur, in vari punti del suo aspetto, del suo modello, poteva risultare più figo. Così, insomma, possiamo scegliere di scurirlo, magari di farlo bianco. Non so, così colorato non mi fa impazzire. Fosse stato più luminoso, come dicevo, sì, mi sarebbe piaciuto di più. L'energia, vabbè, sono delle barrettine sottilissime. Lasciamo un azzurrino stile Prime. Questo scuro non mi piace molto, forse è troppo scuro. Magari andando su un grigio, non so, qualcosa così. Allora, non lo so, non le trovo semplicissime da ricolorare perché veramente sono degli spaziettini molto piccoli. Però si può fare qualcosa di interessante. Vediamo copiando i colori base di Excalibur che succede. No, fa cagare così, era meglio prima. Mettiamola così, di aspetto mi piacciono. Bisogna studiarsi un po' la colorazione. Qui poi sono su un Excalibur con la colorazione di default, quindi non saprei neanche bene come studiare il tutto. Però sono abbastanza interessanti, per cui se avete tutto del Void Trader e non sapete come spendere le vostre cose, o investite in robe da rivendere, le Monadana del Patto ad esempio, oppure appunto prendete questa roba estetica che evidentemente quando avrà un set completo di armatura potrebbe anche avere il suo perché. Al momento, ripeto, li trovo interessanti da studiare un po' la colorazione. Credo di avervi detto tutto, quindi io vi saluterei perché è successo un po' un casino col fatto che hanno fatto il tenno con, come al solito, saltano poi dei devstream, ma adesso si è accavalato il devstream con il Void Trader. Spero che facciano una pausa di uno o dell'altro in modo tale che si differenzino, no? Che uno arrivi una settimana e uno l'altra, per cui mi devo vedere il devstream che mi hanno accennato sembra essere molto interessante. E niente, c'è ancora la Zacti da farvi vedere, come vedete la sto finendo di expare, e poi la Jatkuser, beh, mi sto portando avanti, ci vorrà comunque qualche giorno. Interessante comunque, assomiglia molto al Guandao per tanti punti di vista, per l'area d'effetto, per le statistiche, insomma, critta molto ma ha poco status, però mi hanno giustamente fatto notare che la Stance Defiler Snapdragon procca tanto slash, quest'arma fa danno base da calore e nello slam l'attacco in salto che poi colpiamo a terra può dare fuoco, quindi può essere molto utile giocarla con Condition Overload pur avendo poco status di base, quindi la proverò bene e cercherò di fornirvi una build come si deve. Detto questo ragazzi vi saluto, vi auguro buon weekend, se riesco vi porto già qualcosa domani che è domenica. Però non ci contate troppo, vediamo un attimino cosa riesco a fare. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!